brutto episodio quello che è successo ieri a Castiglion Fiorentino durante la partita degli allievi provinciali tra Castiglionese e Faillese, con alcuni ragazzi della Faillese che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. È scoppiata una specie di rissa in campo. Che cosa è successo? A un certo punto l'arbitro ha dichiarato un calcio di rigore per noi a favore nostro sull'1-0 per la Castiglionese, e noi abbiamo realizzato il gol. Non so per quali motivi c'erano delle proteste, perché probabilmente il portiere aveva respinto la palla, o i giocatori della Castiglionese hanno pensato che la palla fosse stata respinta dal palo, non so, insomma loro ritenevano che il gol sulla ribattuta del portiere non era da convalidare, per cui lì è un po' scattata la molla nella testa di qualche ragazzo della Castiglionese. Questi due individui della Castiglionese, questi due ragazzi che hanno pensato bene di farci giustizia usando le mani, e lì purtroppo a fare delle spese per noi è stato soprattutto Matteo Ciuhani, che ha preso questo colpo da dietro nella tempia e l'ha praticamente messo a PAO. Il ragazzo ha perso sensi, è andato in terra in stato di incoscienza, e poi da lì anche altri componenti della panchina, soprattutto uno. Ora io i nomi degli avversari non li conosco, però so che sono stati identificati con il numero della maglia, per cui l'arbitro sicuramente avrà preso nota di chi si trattava o meno. E purtroppo è stato necessario far intervenire i sanitari, 118, e le forze dell'ordine sono arrivate abbastanza tempestivamente. Condizioni del ragazzo, ecco, che allora, è stato colpito. Lui è stato immobilizzato lì sul campo, poi preso con il 118 e è stato trasferito alla Fratta, all'ospedale della Fratta. Lì c'era una sospetta frattura, però invece poi l'ortopedico l'ha visitato e il neurologo hanno visto che non c'era assolutamente niente di compromesso, ecco. Per cui il ragazzo è stato dimesso questo pomeriggio e dovrà portare il tutore al collo per una settimana, 10 giorni, dopodiché verrà rivalutato e ripreso in considerazione dall'ospedale, quindi, insomma, da noi, ecco. È un episodio che sicuramente va preso in considerazione con i dovuti provvedimenti da parte sia della federazione sia delle autorità legali e competenti, però è una situazione che io in un certo senso vorrei un po' essere paladino per cercare di combattere questa situazione a livello proprio sociale, a livello che sta degenerando, e purtroppo nel calcio si sta, come dicevo prima, si sta facendo troppo,